cosa che anche prima della prima guerra mondiale diventavano qualcosa di ostile, anzi di controproducente per chi abitava nel fondovalle, perché dalle montagne scendeva i calighi, la nebbia, slavine di neve, di pietra, non c'era più il pascolo, moriva a 2000 metri, dove arrivava il Cirmolo, dove arrivava il Prato, eccetera. Per cui queste montagne, inutili. Oltretutto la Chiesa diceva che le montagne erano popolate, proprio perché non abitate, non conosciute, da esseri demoniaci. Ecco perché da noi in Sud Tirolo, Alto Adige, è pieno di crocifissi. Perché la gente, dovete immaginare, 100 anni fa, senza televisione, radio, chi è che leggeva? Pochi, anche da noi. Quando percorreva con le carrozze queste strade, come la strada dolomitica, che è stata fatta alla Dolomitenstrasse nel 1899, per collegare la ferrovia della Valpusteria, quella che dal Brennero portava al passo di Monte Croce Comelico, e quindi all'Austria vera e propria, quando le carrozze passavano, la strada era così stretta che i fiaker, i conducenti, vedevano la carrozza lontana, alzavano la frusta, quello nel primo slargo si fermava, perché se no non si scambiavano. E quando passavano nel fondovalle, proprio con le pareti, eccetera, si consigliava di chiudere le tende per non guardare, c'era paura. Paura di questo mondo verticale. Ve lo dico io che sono nipote di una, e pronipote di una guida alpina del 1800. I primi che sono venuti qua sono stati gli inglesi. Mi spiace darvi queste notizie, ma gli inglesi hanno scoperto il mondo, per il mare Purtroppo. e per terra. Nel 1867. Allora continuano a dire che loro sono un mondo, tutto il resto è un'isola. Esatto. L'inglese ha cominciato a venire qua. È stata un inglese, la Edwards, che ha scritto un libro, Zigzag in the Dolomites, che è un libro fatto di schizzi, di disegni, eccetera, dove lei, non avendo la macchina fotografica, cominciava a raffigurare tutti questi giganti di Quello che pietra. aveva visto. Quello che aveva Quello visto, che aveva però. visto. Quindi, tornando in Inghilterra, nasce l'Alpine Clubs of London e poi Britain Alpine Clubs e loro cominciano a frequentare le Dolomiti. Siamo ancora lontani dalla guerra. Usano i nostri pastori di montagna che sono le prime vere e inconsapevoli Guidi, guide alpine. guida. Perché per inseguire un vitello, per inseguire un coda, una capra, si andava fino a su alle. E poi erano quelli che avevano più familiarità. Difatti il conquistatore del Matterhorn del Cervino, Whymper, racconta che lui va in un'osteria e cerca questi pastori di montagna, che noi chiamiamo Perkler. E dicono: voi fin dove arrivate? Quale versante fareste per arrivare alla cima? E lo prendono per scemo. E per scemo prendevano gli inglesi, come Churchill, Tuckett, o anche i viennesi, come Payer, che dicevano: io voglio arrivare in cima alla Tofana, io voglio arrivare in cima alla Croda di Tone, io voglio arrivare. Allora c'erano sì le guide, ma erano guide turistiche, di mezza montagna, come si dice oggi. Portavano le signore, portavano i signori, ma mai in cima alla vetta. Gli inglesi e poi i viennesi cominciano a dire no, per conoscere il mondo delle Dolomiti Vogliamo bisogna arrivare là. arrivare in cima. Da parte italiana sarà Quintino Sella, fondatore del Club Alpino Del Club Italiano, Alpino. che arriverà nel 1871 in cima al Cervino, con tutta una troupe di gente che porta a spalla lastre, macchine fotografiche e fa questa panoramica di 360 gradi, collegando, fotografando settore per settore il mondo visto dall'alto. Nella prima guerra mondiale, la parte, diciamo, l'Italia non aveva una cartografia, proprio perché non aveva un territorio alle Alpi, una conoscenza di questi territori. L'Austria aveva già cominciato a fare una certa cartografia, però anche da parte austriaca e tirolese non c'era questa conoscenza, perché appunto nessuno andava oltre i 2500 metri, 2004, oltre i pascoli. Qui comincia nel 1913-1914 a muoversi un po' l'esercito, a occupare i rifugi. Ci sono documenti dove l'esercito chiede al Club Alpino Austro-Tedesco: noi vogliamo dormire là dentro. E questi incazzati dicono: ma come, noi paghiamo legna, portatori, eccetera? Cioè sì, perché c'era già odore di quello che poi sarebbe stata la crisi avvenuta dopo Sarajevo, dopo l'attentato di Sarajevo, eccetera. Il rifugio del nemico serve anche all'amico.
Difatti, dopo l'iniziale errore che fa l'artiglieria italiana di bombardare il famoso rifugio delle tre cime di Lavaredo, Reitzenhütte, che poi costerà la vita alla famosa guida Seppin Kofler, quale a 52 anni, incazzato perché gli hanno bruciato il rifugio che aveva in gestione, si arrampicherà sul Paterno per andare a occupare questa importante cima, che invece era già stata presa dagli italiani. Lì troverà la morte e sarà onorato anche dallo stesso nemico, che recupererà il corpo, lo seppellirà sulla cima del Paterno, insomma una guerra quasi cavalleresca. Quindi l'uomo militare si rende conto che questa guerra, che non durerà due settimane, come diceva Cadorna, Agnelli, Salambra, eccetera, ma durerà molto di più, anche perché in mezzo c'è gli inverni che bloccano tutto, come raccontavamo, deve abitare le montagne. Le montagne diventano come castelli. C'è un famoso libro tedesco che dice Berge wird Burge. Montagne diventano castelli. Ecco un esempio. Questa scala che vedete è stata tutta gradinata, leccata in cemento, fatta dagli alpini, come facevano anche gli austriaci, attrezzata per creare, vedete qua, questo che prima non esisteva, un punto di osservazione tramite una scala, ora ostruito dalla neve, ma il buco in cima che trovate la scala, il foro della parete, fa vedere tutte le montagne che noi ci siamo lasciati alle spalle salendo. Piccolo Lagazoi, Col del Bos, Tofana, tutte quelle montagne abitate dal nemico. Quindi l'artiglieria, che insieme alle mitragliatrici saranno l'arma decisiva di la Prima Guerra Mondiale, perché l'artiglieria deve indebolire le postazioni, deve distruggere tutti i manufatti, tipo il forte Tre Sassi, il forte La Corte Ruaz, quello che sbarrava la strada di accesso ad Arabba. Quindi la strada 48 che portava verso i passi di Bolzano, che portavano su al collegamento alle città vere e proprie del Tirolo meridionale. Quindi gli alpini cominciano a abitare, come fanno gli austriaci, queste montagne. È un lavoro oggi, guardate, improponibile, quello delle compagnie minatori. Qui abbiamo un esempio, un qualcosa mutuato dai minatori veri e propri delle viscere della montagna. Un cardellino che serviva come cartina tornasole o come sistema d'allarme per il gas naturale che si sprigionava dalle viscere della montagna, il grisù, chiamato poiant nel dialetto bellunese per le montagne. Il gas dei minatori. Il gas dei minatori, un gas che a contatto, lo sapete, con l'esplosivo, a contatto con le fiamme libere, provocava delle esplosioni e delle tragedie incredibili nelle viscere della montagna. E il cardellino cosa faceva? Lo sentiva. Allora, il cardellino, avendo i polmoni molto più piccoli dei nostri, avvertiva, ma si trattava di un gas offensivo, quello sparato dalle granate e dai cannoni, perché la Prima Guerra Mondiale, sapete, vedrà anche l'impiego, purtroppo, di questa arma micidiale. Il suo esordio sarà in Francia nel 1914, in una cittadina chiamata Ypres. Guardate, io ci sono stato. Non consiglio a tutti di andarci, perché c'è una cerimonia che si ripete da 50 anni, una cerimonia estremamente commovente e toccante. A Ypres sono morti 14.000 soldati francesi in una notte. Cioè non c'era un metro quadrato libero, c'erano corpi accatastati. I tedeschi lanciarono questo fosgene, poi chiamato Iprite, dal nome della località, un gas che aveva delle caratteristiche micidiali. Inalato, bastava la prima ondata di gas a respirare, bruciava inesorabilmente come il fosforo tutte le vie respiratorie. Non c'era rimedio. Le maschere francesi inizialmente sono inefficaci, come sono soprattutto quelle italiane. La polivalente 1915, voi considerate una sorta di garza racchiusa da una mascherina antipolvere, non riesce nemmeno a parare una prima ondata di un gas chiamato starnutite. È un gas preventivo che serve appunto, una volta sparato, a provocare le convulsioni in colui che lo respira, proprio per evitare che usi la maschera antigas. Poi ci sono gas usati sull'isonzo, come un gas che veniva chiamato mostarda, che non serviva per i würstel, ma quando si depositava sulle uniformi, sui cappotti dei soldati, cominciava a corroderle fino ad arrivare alla pelle. Quindi pensate, sul San Michele, il primo attacco del Blaukreuz, come lo chiamavano i tedeschi, di questo fosgene e mostarda, ha provocato la morte di 1630 fanti della Brigata Calabria.
siccome siete adulti, non siete i ragazzi che mi hanno accusato di aver fatto svenire uno per altro, ma invece aveva mangiato sicuramente spigliaia e metro ostri alle 7:30 di mattina, l'effetto di questo gas provoca l'automutilazione, cioè i soldati si strappano dal dolore gli occhi, vomitano di tutto, pezzi, interiore, polmoni, eccetera. E lì sopraggiungono queste squadre di ungheresi che con le mazze ferrate li uccidono, li finiscono. Quindi questa prima guerra mondiale è stata l'ultima guerra antica e la prima guerra moderna. Qui aeroplani non c'erano. Bombe col gas usate pochissimo perché i forti venti costanti ne sconsigliavano l'uso. Le barriere verticali delle pareti rocciose anche, no? Rischiavano questi gas di tornare indietro, di incanalarsi nelle correnti delle nostre barate, eccetera. Però sono state usate le granate shrapnel, sparate senza economia, cioè queste granate che esplodevano a circa 200-300 metri con un sistema di spoletta a tempo in aria, provocavano una nuvoletta che le prime volte stupiva i soldati, guardavano e dicevano: che cazzo è quella roba? Una manciata di secondi e la morte veniva dal cielo. Queste biglie di piombo, di acciaio, una sorta di lupara aerea, sparate da questo composto di tritolo e catrame, arrivavano addosso, colpivano i soldati, colpivano le postazioni, colpivano tutto. E il problema che dicevamo all'inizio, se vi ricordate, che non si moriva soltanto per l'impatto della biglia, ma si moriva anche perché la biglia, essendo un composto di antimonio e di piombo, provocava l'infezione nel sangue. L'antibiotico non esisteva, e la cosa terribile, la notizia che non va mai trascurata, è che l'anestesia, ragazzi, è arrivata nel 1939, cioè giusto a tempo per quella seconda guerra mondiale. Quindi come si addormentavano i soldati che dovevano essere operati proprio per ferite invasive, eccetera? Etere, alcol o una legnata in testa. Guardate, non è un film del western di Morricone, è la verità. Spesso si svegliavano durante le frequentissime amputazioni. Un tenente medico italiano, di cui ho letto il diario, intervistato della sua esperienza in una brigata di fanteria sul famigerato Col di Lana, da qui vedremo se non c'è la nebbia, quando gli chiesero che cosa ricordava di questo suo impiego in prima linea come ufficiale medico, rispose, come fanno tanti dottori asetticamente: mai ho segato tante ossa in vita mia come in quei mesi di guerra. Quindi qui torniamo al discorso, no? Dell'impreparazione, dell'incapacità. Quindi la guerra come laboratorio per nuove tecniche di offesa, per nuove sperimentazioni, e soprattutto un laboratorio dove le cavie erano, sono, e mi dispiace dirlo, continueranno a essere sempre gli uomini semplici, gli uomini che ignari di questo. Quindi il dolore enorme non ha rappresentato la fucilata, l'impatto, ma ha rappresentato la morte bianca, la slavina, lo scivolare sulle rocce, l'assideramento delle sentinelle, che a un certo punto sentivano questa sensazione totalmente sconosciuta, perché nei territori da dove venivano, del centro-sud Italia, era molto difficile conoscere degli inverni così. Quindi queste scarpe chiodate che succhiavano attraverso i 56 chiodi per suola il freddo, perché il ferro termoconduttore dentro, provocava questa sensazione simile, paragonabile a punture di centinaia di spilli di aghi. E i soldati cosa facevano? Ce lo mostrano i filmati dell'epoca, no? Solamente cominciavano a sbattere i piedi, no? Nella vana illusione di cacciare questa sensazione di freddo. Ma voi sapete, noi sappiamo che il freddo si allontana solo con una fonte di calore. Quando subentrava il primo stadio di assideramento del piede, ormai era tardi. Soldato, quasi come un Frankenstein, rientrava in baracca con questi due blocchi di ghiaccio, piangendo dal dolore, perché la fase dell'ipotermia del sangue è tremenda, perché provoca prima dell'addormentamento dell'arto un dolore lancinante, perché il sangue rifiuta, no? Principalmente di non congelarsi. Allora intervenivano i commilitoni, i quali dovevano tagliare lo scarpone, liberare il cuoio, la tomaia, arrivare ai calzettoni, dove spesso all'interno di questi trovavano le dita del piede staccato. Cos'è l'assideramento? È un paragone, io l'ho coniato un po' di tempo fa durante un corso di soccorso alpino.
è come una pianta, un albero sano che si libera dei suoi rami secchi, cioè aliena la parte morta del corpo. Quindi le dita, la parte della circolazione, sono come dei rami secchi, si spezzano, si liberano. Quindi pensate, questi soldati si automutilavano senza saperlo con l'assideramento. Oltre tutta quella gamma di problemi, bronchiti, infiammazioni varie, eccetera. I minatori, i realizzatori di questi castelli di pietra, di queste segrete, di questi ricoveri, eccetera, invece morivano spesso dopo la guerra. Basta leggere i congedi di molti di quei ragazzi di allora, dove si legge silicosi, infiammazioni, ossa, eccetera. Non c'erano la 626, non c'erano le protezioni per le polveri, per impedire l'inalazione della dolomia finissima, che è provocata dai martelli demolitori, il respiro, eccetera. Per cui leggiamo che nei congedi la guerra uccideva anche finita la stessa guerra. Si chiamava morto per fatica di guerra. I tedeschi, gli austriaci usavano un termine un po' più duro, Kriegsstrapazen, strapazzi di guerra. Quindi immaginate, tornati a casa, corrosi, inevitabilmente, da 2 o 3 anni in linea, nel realizzare gallerie, pensiamo una per tutte nella nostra zona, il piccolo Lagazuoi, 1150 metri di galleria, con un dislivello che va dai 400 ai 500 metri. Il tutto per fare una mina, queste mine che dovevano abbreviare e alleviare la guerra e la conquista delle postazioni, non serviva a niente. Era la camera dove mettevano per fare. Era la camera di mina, cioè la galleria serviva ad arrivare a un certo punto in perpendicolare sotto la postazione nemica, come è avvenuto per il Col di Lana, la prima mina della nostra parte. Valutare, stimare un quantitativo tale di esplosivo capace di arrivare l'effetto vulcano di far crollare. Quello che sul Col di Lana succederà, perché la cima Lana salterà per aria, essendo terreno vulcanico, non di dolomia, provocherà un cratere di 250 metri di diametro, profondo circa 25 metri, inghiottirà 144 soldati austriaci. Si salverà solo uno, sparato a 60 metri di distanza, completamente nudo, morto, completamente folle, dopo un po' di giorni. Con quale risultato? Un risultato che dopo una settimana gli austriaci fanno un contrassalto dalla Sief, dall'altra cima distante, e riprendono la cima. È la storia del Lagazuoi, è la storia che entriamo un attimo qua. Le montagne cambiate. Le montagne sono state abbassate, cambiate. Fini di verità, ispirati.